Trovate anche la pagina sportiva del TG Noi, in apertura il calcio, la Lucchese che nell'anticipo di campionato ha battuto al Porta Elisa il quotato Pontedera per 1-0. Dopo quasi 5 anni, Lucchese e Pontedera tornano ad incrociare il loro destino calcistico. Pagliuca, che segue la gara dalla tribuna, propone 3 novità: Pantano, Boilini e Calistri al debutto stagionale. Calcagni arretra e va a fare il laterale basso a destra, sarà uno dei migliori in campo. Sul Porta Elisa grava una clamorosa cappa di caldo e di umidità. Parte meglio il Pontedera, Bartolomei al volo, ma il cuoio si spegne sull'esterno della rete. La replica dei rossoneri in maglia bianca si concretizza con una punizione di Rosicco che lambisce l'incrocio dei pali. Ora la gara è piuttosto equilibrata, ghiotta opportunità per il laterale destro in maglia granata Luperini, che però svirgola all'altezza del dischetto del rigore. Quando pare ci si avvia l'intervallo, su nulla di fatto la partita finalmente si sblocca. Calcagni va via sulla destra, sul suo traversone Redolfi, nel tentativo di anticipare, mette il pallone alle spalle del portiere Ricci nella più classica delle autoreti. Boato della curva ovest a salutare il prezioso vantaggio. In avvio di ripresa Boilini si fa subito male, al suo posto risalito. Sussulto sarà l'ultimo del Pontedera. Grassi serve Bartolomei, appostato al limite dell'area, il cui piattone termina però alto. La squadra di Indiani vede sfumare le chance di recupero quando rimane in 10. Settembrini atterra in malo modo Santini ed è rosso diretto. La Lucchese ora controlla e sfiora in un paio d'occasioni il raddoppio, prima con Risaliti e poco più tardi con Ferretti, ma in entrambe le occasioni Ricci tiene a galla il suolo. 5 minuti di recupero per una Lucchese che controlla e si rivede in campo anche l'Achianese al debutto stagionale. Finisce 1-0 per la squadra di Pagliuca, che vince con pieno merito, incamerando 3 punti davvero pesanti per la classifica, ma soprattutto per il morale. Continuiamo con il calcio, parliamo della seconda giornata in eccellenza dove spiccano i derby Viareggio Castelnuovo e Pietrasanta Camaiore, ma domenica prossima segna anche l'avvio dei tornei di promozione di prima e di seconda categoria. Una settimana dopo, per andare alla ricerca di conferme e verifiche comunque già probanti, visto che le sfide di Campanile saranno numerose e ridondanti. Nella seconda di andata, agli albori del torneo, il campionato di eccellenza propone già menù ghiotto, ricco, molto ricco ed intrigante. Intanto dobbiamo segnalare l'insidiosa trasferta del Real Forte Querceta, una delle grandi favorite. Lo squadrone di Cerasa, che nel tour inaugurale si è sbarazzato con autorità del Castel Fiorentino, assaggerà il pane duro di trasferte, tipo quella sul campo dell'Urbino Taccola, formazione non di grandissimo blasone, ma come suol dirsi in gergo, agguerrita e di categoria. Ma il clou della domenica è costituito da un doppio derby, di fascino antico e categorie superiori, D o C2 fate voi, quello del Pini tra Viareggio e Castelnuovo, abituate a confrontarsi per traguardi ben più prestigiosi. Ma non si scherza neppure al 19 settembre col Pietrasanta che cerca riscatto al cospetto del Forte Camaiore per uno dei più classici derby versiliesi. Il Lammari attende a Laghetti l'ostica alla Portuale, mentre Seravezza riceve il Forcoli, trasferta non impossibile sulla carta per l'ambizioso Ghiviborgo di Pacifico Fanani a Cenà. Una domenica che segnerà anche l'avvio dei tornei di promozione col Bagni di Lucca, unica rappresentante del calcio nostrano, di prima e seconda categoria, dove invece la componente di squadre della provincia è talvolta massiccia, per non dire quasi straripante. Passiamo all'hockey, si è disputata la prima giornata del torneo del centenario a Forte dei Marmi. I rossoblù padroni di casa hanno battuto 4-3 il CGC Viareggio di Alessandro Bertolucci. Nell'altra semifinale il Breganze ha domato 4-2 il Sarzana. Derby tiratissimo tra i campioni d'Italia del Forte ed un buon Viareggio che ha ceduto solo di misura ma che non ha affatto sfigurato. La finale per il terzo posto vedrà di fronte Sarzana e CGC, mentre il Forte dei Marmi e i Veneti del Breganze si giocheranno il trofeo del centenario. Il basket, ancora un'altra amichevole per il Bama Altopascio che ha affrontato il Dani Basket Quarrata, compagine di categoria inferiore che disputerà il campionato di Serie D. La prova dei rosa-blu non è stata esaltante, anche se va sottolineato che si trattava del quinto impegno in 5 giorni per gli uomini di coach Tonfoni. Per la cronaca, il Bama si è imposto col punteggio di 70-54.
E parliamo adesso del golf croquet. Si è svolta oggi la prima intensa e lunga giornata della Coppa del Cerchio di golf croquet, che assegna anche il titolo di campione italiano di singolo. I campi dell'Acquedotto hanno visto confrontarsi i migliori giocatori italiani della specialità, alcuni dei quali lucchesi. Un evento inoltre la presenza di giocatori provenienti dalla Germania. Domenica mattina è prevista la fase finale con l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. Per la cronaca, il campione uscente è il lucchese Agostini. E chiudiamo con i motori. Scatta in tarda serata da Ancona il 21esimo rally dell'Adriatico, settima e penultima prova del campionato italiano. 11 le prove speciali in programma sugli sterrati dell'entroterra marchigiano. Paolo Andreucci su Peugeot 208 R5 cerca il tris. Il pilota grafagnino dovrà vedersela soprattutto con Scandola e Basso, che lo incalzano in classifica generale. Arrivo domenica sera a Cingoli. È tutto per la pagina dello sport. Adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG.